quindi abbiamo un angolo retto in quella posizione lì, come in tutte le altre. Siamo a scuola come tutti i giorni, ma cosa accadrebbe in caso di terremoto? Ma perché non facciamo una prova tutti insieme? Cosa possiamo fare per migliorare la nostra scuola e uscire più facilmente in caso di terremoto? Non andarci? E fai il serio per una volta! Bisogna eliminare tutti gli ostacoli che sono presenti nei corridoi perché ci rallentano l'uscita. Cartelli e piano di emergenza devono essere sempre visibili. Oh, a me quello sta bene, chi mi aiuta? Aspetta! Bisogna sempre aiutare chi è in difficoltà. Lasciare libero lo spazio fra i banchi e togliere gli zaini da terra. Affidare un compito ad ogni studente. Io, per esempio, sono la prefila. Noi docenti dobbiamo affidarvi degli incarichi precisi e di responsabilità in caso di emergenza. Voi dovete seguire gli incarichi con grande responsabilità perché ne va della nostra incolumità. Dare gli allarmi con segnali luminosi o suoni forti, come quello di una sirena. O come quello di una tromba da stadio. Ecco, appunto. È importante, proteggetevi, sotto al banco, vicino ai muri portanti, agli angoli delle pareti, perché gli oggetti possono cadere e i vetri possono rompersi. Quindi è molto importante proteggersi. Ragazzi, in casi come questi, ricordate di ascoltare sempre noi docenti, di mantenere la calma, di uscire ma senza correre e di utilizzare le uscite e la scala di emergenza se presente. E soprattutto guardatevi l'un l'altro e massima attenzione a chi è in difficoltà. Ehi, aspettatemi, e io come faccio? Ragazzi, se capita di essere in bagno durante un'emergenza, bisogna uscire rispettando e seguendo la segnaletica presente nei corridoi e le vie di fuga. Mi raccomando, senza farsi prendere dal panico, per poter raggiungere il punto di raccolta che è fuori l'edificio scolastico. D'accordo? Non prendete zaini, astucci e diari. I compiti possono aspettare. Al massimo il giubbino se fa freddo. Cellulari e documenti. Se non potete, lasciate tutto in classe. Ci teniamo per mano. Mo, che ci dobbiamo pure abbracciare. Dai. Va bene. Ora facciamo l'appello. Autiero Diego, Cacchioni Anita, Cianti Emanuele. Bene ragazzi, ora siamo finalmente al sicuro. Però mi raccomando, non chiamate i vostri genitori, perché le linee si potrebbero intasare. Loro si precipiterebbero qui da noi, si creerebbe confusione e i soccorsi potrebbero essere ostacolati. Quindi manteniamo la calma e attendiamo istruzioni. È davvero così importante fare sempre questa procedura? Certo, perché fare più prove di evacuazione durante l'anno ci aiuta sia ad evitare il panico, sia ad evitare l'effetto mummia, come quando si ha l'interrogazione di matematica e non sai niente. Ragazzi, non facciamoci trovare impreparati. La prova di evacuazione non è un gioco, è un salvavita. Prepariamoci.